Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E siccome i collegamenti non sempre tengono, tornerei da lui. Tu sei nel Donbass e voglio ricordare, Alfredo, che Zelensky stesso ha detto: è iniziata la battaglia per il Donbass. Questo come viene vissuto dove sei tu? Quanta ansia c'è da parte della popolazione? Quanto è chiaro che è un passaggio diverso, no? Che c'è un'escalation, intendo. Infatti, proprio in concomitanza con le dichiarazioni ieri di Zelensky durante la conferenza stampa, è partita la controffensiva ucraina nei confronti dell'esercito russo che era entrato proprio a Karimma. Cosa sta succedendo? L'esercito ucraino sta tentando di spezzare le due linee offensive dell'esercito russo e l'esercito russo, soprattutto tramite colpi d'artiglieria e colpi a lunga gittata, ad esempio il razzo caduto ieri a 800 metri dal posto dove dormivamo, era un Kalibr, quindi un missile che può veramente attraversare centinaia di chilometri per arrivare a bersaglio. E in questo momento quindi tutte le città coinvolte, soprattutto nella parte nord verso Izium e poi a est, quindi verso la Repubblica separatista non riconosciuta di Donetsk, sono città che stanno subendo bombardamenti. Senti, ti chiedo ancora, la resistenza anche da parte della popolazione, il sentimento della popolazione, qual è? Rimane un sentimento di, come dire, solidarietà con i resistenti, oppure la popolazione è sfinita e quindi vorrebbe semplicemente che finisse, non importa come? Allora, la popolazione è sfinita. Ieri, proprio quando eravamo ad Avdiivka e durante l'ennesimo allarme e bombardamento, siamo finiti dentro uno dei bunker nelle zone industriali e le persone sono sfinite. Le persone qui del Donbass non stanno vivendo il conflitto dalla fine di febbraio, ma è dal 2014, in particolar modo Avdiivka, Peschi, sono città che hanno subito colpi di mortaio e colpi di obice dal 2014. Intanto quelle che stiamo vedendo, che sono le immagini che tu ci hai mandato, sono di Kramatorsk, giusto? Siccome sì, citavi altri luoghi, che... così almeno sappiamo esattamente cosa stiamo guardando. Sì, queste sono immagini di Kramatorsk e sono immagini che ho fatto per farvi vedere quello che purtroppo non si può raggiungere, ma molto probabilmente sta accadendo in tutte le città che sono qua a distanze di 30 minuti, un'ora e due ore, anche per via delle deviazioni di sicurezza, e quindi anche raggiungere una città che normalmente si raggiunge in un'ora, magari serve un'ora in più perché bisogna prendere altre strade interne, certo, proprio perché il conflitto è esteso anche nelle aree tra le città, nelle aree di campagna. Quindi, Alfredo, tu mi confermi che il cambio di temperatura si sente e lo sentono tutti, dai militari fino ai civili. Assolutamente. Qua è iniziata una nuova fase. Le forze russe stanno tentando in tutti i modi di chiudere l'area del Donbass con all'interno Sloviansk e Kramatorsk. E quindi in questo momento c'è una controffensiva ucraina e da stamattina, dall'alba, che l'allarme antiaereo, e quindi l'allarme comunque che avverte la popolazione di ripararsi, è attivo. Proprio adesso non c'è, ma è veramente da stamattina che solo brevi pause, ma è costante. Allora, intanto sempre grazie Alfredo, puntuale, preciso. Non so se i miei ospiti hanno qualche ulteriore domanda per te. Alberto, volevi fare una domanda ad Alfredo? Ma l'unica domanda che mi sorge spontanea in questo momento è se in questo momento, per esempio, intorno a Kharkiv c'è battaglia, perché Kharkiv nel nord è un altro dei punti che Putin ha messo nel mirino. La risposta credo che sia sì, anche dalle agenzie che ci arrivano. Alessio, me lo sì, confermi? Sì, poi chiediamo anche ad Alfredo. La CNN ovviamente ha intervistato poco fa il sindaco di Kharkiv e ha confermato che sono in corso da ore bombardamenti in tutta la zona periferica della città, quindi nella cintura esterna. Tu ne hai conferma, Alfredo? Nel frattempo chiederei alla regia se ci fate vedere la cartina, così capiamo perché Alberto indica Kharkiv, perché insomma si allarga alla zona del conflitto, mentre il nostro Alfredo Bosco parlava di Kramatorsk, che abbiamo visto le immagini, parlava di Izum, ma diceva che appunto è molto più esteso e Kharkiv è quassù,
Quindi Alberto chiedeva se anche qui c'erano combattimenti. La risposta è sì, ma sentiamo se Alfredo anche ha conferma di questo. Allora, noi bisogna fare una piccola precisazione. L'area di Kharkiv urbana è quella che noi abbiamo anche già visto quando ero presente a Kharkiv di Saltivka. Sta subendo bombardamenti pesanti. Ci sono due fronti, uno a nord e uno a sud-est della città. La città di Kharkiv sta subendo bombardamenti costanti in quell'area che è tuttora un'area urbana. Infatti, vi ricordate, le persone vivono nella metropolitana, hanno abbandonato le loro case. La città di Kharkiv poi è la seconda città più grande dell'Ucraina per popolazione ed è completamente russofona. I rifugiati che sono scappati da Kharkiv sono stressati e impauriti e non riescono neanche a capire questo conflitto, perché la maggior parte di loro ha sicuramente un parente che come minimo vive in Russia o sono loro di origine russa. Quindi è una situazione molto particolare, ma Kharkiv è fondamentale, perché la presa di Kharkiv significherebbe una chiusura proprio del Donbass, certo, da quel punto di vista fino a est. Allora mi recuperate?